È buffo, sapete? Spesso non c'è bisogno di andare al cinema per sentire delle storie sorprendenti. Anzi, la realtà ha delle sceneggiature migliori. Quelle che vi racconterò oggi sono infatti delle storie assolutamente pazzesche, eppure realmente accadute. Fate attenzione però, una di loro sarà speciale. Jack il Babbuino. Il XIX secolo fu un periodo duro per molte persone, tra le quali il ferroviere James White. Questo signore lavorava per il servizio ferroviario sulla linea Cape Town-Port Elizabeth ed era soprannominato il Saltatore, perché il suo lavoro spesso lo costringeva a saltare da un vagone all'altro. Un giorno però i rischi del mestiere gli presentarono il conto, James cadde e perse entrambe le gambe. In seguito al suo terribile incidente dovette trovarsi un aiutante. E chi scelse per questo duro lavoro? Ma un babbuino, a cui diede il nome Jack. Cosa? Pensate che un babbuino non potesse farcela? Se è così vi sbagliate, perché Jack lavorò per ben 9 anni in stazione e non fece mai neppure un errore. Venne persino assunto ufficialmente con un salario di 20 centesimi al giorno. Jack si ritirò dal servizio solo nel 1890, quando purtroppo morì di tubercolosi. Il concerto più lungo. Siete mai stati a qualche concerto che sembrava non finire mai? In tal caso, mi raccomando, raccontatevi tutto nei commenti qui sotto. Ad ogni modo, in Germania, un gruppo di musicisti e filosofi ha raccolto la sfida di eseguire l'infinita, letteralmente, composizione di John Cage dal titolo Organ alla seconda, /ASLSP. Il compositore lasciò precise istruzioni di suonare il brano più lentamente possibile e nei suoi calcoli 639 anni sarebbe stato il perfetto tempo di esecuzione. Considerando che la performance ha avuto inizio nel 2001 nella chiesa di St. Bucardi in Germania, terminerà solo nel 2640. Qualcosa mi dice che non ci sarò quel giorno. Solleviamo Chicago. Se vi lamentate dei lavori in corso nella vostra città, questo vi consolerà. Nel XIX secolo, Chicago si trovava solo di pochi metri sopra il livello del lago Michigan, il che creava non pochi problemi. Le fognature si intasavano di continuo e le strade erano sempre infangate e sporche. Creare un nuovo sistema fognario sarebbe stato troppo costoso e complicato, perciò le autorità decisero altrimenti: sollevare l'intera città di 60 centimetri. Anche se detta così sembra impossibile, l'ambizioso piano urbanistico venne avviato immediatamente. Ci vollero circa 2 decenni per tirar su l'intera città. La cosa più straordinaria è che l'intensa vita mondana di Chicago non ne risentì affatto. La gente continuava a visitare gli hotel, i ristoranti, i teatri e a far spese e shopping senza problemi, mentre ogni singolo edificio veniva tirato su giorno dopo giorno. Incredibile. La donna più fortunata. Ogni tanto capita a tutti di affrontare situazioni pericolose, ma è difficile trovarsi nei guai quanto la parapendista tedesca Ewa Wisniewska. Il giorno di San Valentino del 2007, Ewa stava allenandosi per l'imminente campionato del mondo di parapendio e decise di uscire malgrado il tempo non fosse proprio ideale. La sua decisione si rivelò disastrosa quando, nel bel mezzo del suo volo, Ewa si ritrovò in balia dei fortissimi temporali. Cercò in tutti i modi di uscire, ma i venti la spingevano sempre più su, portandola a quota 9.700 metri. A un'altitudine simile, il freddo e la mancanza di ossigeno fecero perdere i sensi a Ewa. Dopo un po', per fortuna, il suo parapendio la portò a scendere ed Ewa riprese i sensi e riuscì ad atterrare con successo. La sua storia così straordinaria si meritò anche un documentario trasmesso su ABC One e su France 5, giustamente intitolato Miracolo nella tempesta. Hoover, la foca parlante. Nel 1971 un uomo trovò un cucciolo di foca spiaggiato. L'uomo si chiamava George Swallow e, intuendo che il cucciolo era rimasto orfano, se lo portò a casa e lo battezzò Hoover. Hoover crebbe in fretta e passava il tempo col suo papà adottivo, tanto che cominciò a imitarne le frasi e l'accento. Un giorno però Hoover era diventato troppo grande e il signor Swallow non poteva più permettersi di mantenerlo, perciò lo donò all'acquario del New England. Nella sua nuova casa Hoover non disse più una parola per 5 anni.
Col tempo però iniziò a sentirsi più a suo agio nel nuovo ambiente e con tutta quella gente e ricominciò a parlare. Il suo vocabolario includeva parole come «ciao» e «vieni qui». Come ovvio, la foca parlante diventò presto un'attrazione e apparve nel talk show «Good Morning America». Una misteriosa scomparsa. Nel XX secolo si verificò un fatto molto strano in Australia. Una coppietta che faceva un picnic tra i boschi chiamò la polizia affermando di aver trovato un cadavere. Troppo spaventati per avvicinarsi, i due attesero l'arrivo degli agenti. Ben presto sul posto si recarono i poliziotti e un'ambulanza. Ma esaminando il corpo ingrigito che trovarono, capirono che quella persona era ancora viva. Fu portata di corsa nel più vicino ospedale e i medici fecero una scoperta sconcertante. Quasi l'80% dell'organismo di quella persona era completamente diverso da quello di un essere umano. I medici non avevano idea di cosa fare. Mentre tutti cercavano ansiosamente di capire il da farsi e risolvere il mistero, il corpo svanì nel nulla, nonostante fosse sorvegliato. Nemmeno a dirlo, nessuno capì mai cosa fosse successo, ed è un mistero ancora oggi. Che paura. Una scommessa rischiosa. Nel 1956, lo spericolato pilota americano Thomas Fitzpatrick venne sfidato dai suoi amici ad atterrare con un aereo per le strade di New York. Lui non ci pensò due volte e rubò un aereo dalla vicina scuola di aviazione di Teterboro, nel New Jersey, e volò in men che non si dica a New York vincendo la scommessa. Per sua fortuna si beccò solo una multa di $100 e il proprietario dell'aereo non sporse denuncia. Ma non contento, Fitzpatrick due anni dopo pensò bene di riprovarci, provocato da un barista a cui raccontò della sua folle impresa. Il barista non credette ad una parola, perciò Thomas rubò un altro aereo e atterrò stavolta di fronte all'università Yeshiva. Stavolta però non la passò liscia e venne condannato a 6 mesi di carcere. Amore tra pinguini. Nel 2007, due carinissimi pinguini, Grape Kun e la sua compagna Midori, vennero trasferiti nello zoo di Tobu. In quell'epoca i due piccioncini facevano coppia fissa da quasi 10 anni. Nonostante questo, Midori non esitò a piantare Grape Kun per un altro pinguino più giovane. Grape Kun non la prese bene, si isolò totalmente dagli altri pinguini e cominciò a passare sempre più tempo da solo. I curatori dello zoo decisero perciò di installare una sagoma del personaggio dei cartoni giapponesi Ululu vicino alla gabbia di Grape Kun. Incredibilmente, il nostro povero pinguino se ne innamorò. Passava ore e ore ammirando Ululu e tentò in tutti i modi di interagire con la sagoma di cartone. Purtroppo aveva già 20 anni in quel momento ed era ormai di salute cagionevole. Grape Kun morì in quell'anno e nel 2018 lo zoo di Tobu lo commemorò con un'altra toccante sagoma, stavolta raffigurante Ululu con Grape Kun felice al suo fianco. Quando si dice l'amore. In volo su un astraio. Lo conoscete il film Up? Beh, molto prima della sua uscita, un uomo riuscì davvero a volare con dei palloncini, o quasi. Larry Walters aveva sempre sognato di fare il pilota, ma il suo sogno era irrealizzabile a causa dei suoi problemi di vista. Un giorno però, il simpatico signore decise di provarci lo stesso. Si procurò ben 45 palloncini sonda, alti 2,4 metri ciascuno. Li gonfiò di elio e si legò saldamente al suo sdraio. Prese con sé anche una pistola a piombini per sparare ai palloncini quando era ora di scendere, una videocamera, una radio, un paio di panini e una birra. Tutto equipaggiamento necessario, di sicuro, visto che riuscì a raggiungere quota 4.900 metri. Larry passò circa 45 minuti in volo. Poi cominciò a far scoppiare i palloncini per scendere, ma durante la discesa il suo velivolo restò impigliato tra i cavi dell'alta tensione, provocando tra l'altro un blackout di 20 minuti. Per fortuna, alla fine tornò giù sano e salvo. La sua bravata gli valse il titolo di Miracolato dell'anno dal famoso premio Darwin e ispirò per un po' la moda del volo coi palloncini. Incinta di conigli. Nel 1726 in Inghilterra scoppiò una delle più strane polemiche della storia. Una giovane donna di nome Mary Toft partorì qualcosa che somigliava tantissimo a pezzi di vari animali. La ragazza l'inviò al dottor John Howard. Questi all'inizio non le credette,
ma Mary gli mostrò anche altre parti di animali che sosteneva di aver partorito. Somigliavano soprattutto a pezzetti di coniglio. Così il dottore decise di investigare un po' di più. La storia di Mary diventò presto molto famosa, così tanto che anche la famiglia reale mandò degli investigatori per capire cosa stesse succedendo. Dopo un gran numero di inchieste ed esami, mentre Mary nel frattempo aveva partorito altri pezzetti di coniglio, la verità fu finalmente rivelata. La misteriosa e inquietante storia raccontata da Mary era solo un imbroglio. A quanto pare suo marito, Joshua, procurava gli animali con i quali supportare la truffa di sua moglie. Beh, non so voi, ma io vorrei tantissimo chiedere a quei due cosa diavolo volessero ottenere. Ma attenzione, vi ricordate che vi ho detto all'inizio? Una di queste storie è falsa. Sta a voi scoprire quale. Fatevi sentire nei commenti. Se oggi avete scoperto qualcosa di nuovo, mettete un bel like al video e condividetelo con gli amici. Ma aspettate, non andate via. Abbiamo più di 2000 video pronti per voi. Tutto quello che dovete fare è sceglierne uno a destra o a sinistra, cliccarci su e buon divertimento. Ci vediamo sul lato positivo.